Siamo a Milano, a Palazzo Pirelli, in occasione di Sviluppo Digitale in Lombardia, il workshop promosso dalla Regione Lombardia in collaborazione con Key4Biz, che ha coinvolto i più importanti stakeholder del settore delle telecomunicazioni in Italia e in Lombardia. Siamo con Leonardo Salvemini, assessore all'ambiente, reti, energie e sistemi verdi della Regione Lombardia. Assessore, a che punto siamo con la banda larga e la banda ultralarga in Lombardia? Ma direi che siamo a buon punto. Noi pensiamo di superare il digital divide e quindi di andare verso una copertura totale della banda larga e banda ultralarga. Su questo tema siamo in perfetta sintonia col MISE, col Ministero dello Sviluppo Economico. Abbiamo intrapreso una serie di azioni cofinanziate con il Ministero, proprio finalizzate alla copertura e all'inserimento della banda ultralarga nella gestione del trattamento e nel veicolare tutto il flusso dei dati. Devo dire che è un progetto ambizioso che, per quanto ci riguarda, ha un impatto fortemente sull'ambiente, quindi ha un obiettivo di riduzione del CO2, ma non solo, questo serve per velocizzare i procedimenti, per velocizzare il flusso dei dati, per portarci verso il cosiddetto Internet delle cose, che è l'obiettivo fondamentale. Ok, in questo senso il 2013 può essere un anno molto importante, può essere l'anno della cosiddetta svolta digitale. Possiamo dire che esistono delle vere e proprie prospettive nuove di sviluppo per l'economia digitale in Lombardia? Sì, ci sono delle prospettive secondo me estremamente interessanti e importanti, a cui stiamo lavorando unitamente al Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare stiamo lavorando alla costituzione di una società, di un'impresa sociale. Questa formula ha un po' archiviata dai nostri tecnici, finalizzata a creare una struttura societaria proprio all'interno della quale confluire proprio la gestione e le reti stesse, finalizzate proprio all'applicazione della BUL su tutto il territorio lombardo. È uno strumento estremamente innovativo e sperimentale, confidiamo moltissimo in questo strumento, anche perché la nostra intenzione è poi di cedere al mercato una volta attivata e una volta strutturata. Un obiettivo estremamente importante, direi che non ci sono strumenti del genere ancora nel nostro ordinamento su questo tema e quindi ci stiamo lanciando unitamente al Ministero delle Infrastrutture e al Ministero dello Sviluppo Economico, proprio su questo tema. Bene, allora in bocca al lupo per i vostri progetti. Grazie.